Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e in questo video ti voglio mostrare come si sono svolti i lavori per questa bellissima villa a Samaro Pascoli di Giampaolo e Mariena. In questo video ti faccio vedere anche un rendering che abbiamo sviluppato insieme allo studio Locarca di Rimini. Il servizio render è un servizio nel quale puoi usufruire se vuoi vedere il risultato finale prima che la tua casa sia finita, ed è una cosa molto molto interessante, come puoi vedere qui nella foto o anche nell'articolo allegato. Diciamo che in questo progetto c'erano diverse complessità, i clienti erano molto esigenti, avevano bisogno di mitigare tutti i ponti termici presenti nell'abitazione che avevano acquistato, volevano passare da un'apertura a persiana scurone ad un'apertura più pratica a tapparella, volevano degli infissi molto luminosi di un bianco segnale, quindi il bianco proprio dei segnali stradali della strada, e volevano anche un'elevata sicurezza per loro e anche per la loro figlia. Tutte queste esigenze erano difficili da mettere in pratica, anche perché mi ricordo ancora oggi il primo sopralluogo che feci proprio personalmente insieme agli architetti. C'eravamo io, c'era l'architetto Andrea Sperandio e Emanuele Semprini dello studio Locarc, e il muratore dell'impresa che con martello e scalpello si metteva a rompere le architravi sopra per vedere quanto spazio avevamo per far restare la tapparella. Lo spazio, ogni finestra che aprivamo, era sempre più piccolo e sembrava quasi impossibile riuscirci a stare. Ma poi abbiamo trovato una soluzione con un monoblocco, quindi un controtrae monoblocco termico ma miniaturizzato, ed una tapparella in alluminio estruso con stecche molto sottili. Le stecche sottili consentono di arrotolare la tapparella in uno spazio più piccolo rispetto a una tapparella normale. Quindi con questi due stratagemmi siamo riusciti a mettere le tapparelle in una casa che originariamente non era prevista per le tapparelle, ma per le persiane o scuroni. Quindi abbiamo iniziato la produzione degli infissi blindati con vetri blindati per garantire la sicurezza, e anche tapparelle che garantiscono una certa sicurezza, perché le tapparelle in alluminio estruso sono molto più rigide e più robuste di una semplice tapparella in PVC, ma anche di più rispetto a una tapparella in alluminio coibentato, che se non è ad alta densità ha veramente poca resistenza meccanica. Il bello di questi infissi è il colore, anche se io all'inizio ero titubante, ma questo colore bianco segnale poi riproposto anche nelle pareti, negli arredi tutti fatti su misura, ha creato una luminosità molto molto bella. E anche il profilo dell'infisso steel design, quindi un serramento che va a simulare i serramenti in ferro degli anni 70 e anni 80, in un contesto del genere e con quel colore, è una soluzione veramente veramente bella. Un'altra particolarità di questo progetto è che si è voluto preservare il parquet originale, molto molto bello, come puoi vedere dalle foto, e anche che si volevano andare a installare delle porte pivotanti, quindi apertura a bilico, completamente integrate nelle pareti, in modo che risultassero totalmente a scomparsa, ancora di più di una normale rasoparete. E diciamo che, nonostante un po' di problemi che abbiamo avuto per trovare la giusta registrazione di queste porte, che sono molto complesse nella messa a punto, alla fine il risultato è stato veramente ottimo. In questo cantiere, scherzando con mia moglie, quando, come vedi in quella finestra fatta proprio come un quadro così rettangolare, gli ho detto: guarda, non facciamo più finestre, ma abbiamo iniziato a fare quadri. Quella è una finestra molto particolare, molto bella, come lo è anche quella finestra ad angolo, senza montante centrale, ma con il vetro che va a congiungersi con l'altro vetro a 90 gradi con una sigillatura strutturale. Ecco, quelle lì sono due cose molto belle di questo progetto, che hanno richiesto molta progettazione iniziale e anche molta precisione nella fase di produzione e di posa in opera, che ti ricordo con il sistema Bisacchi viene eseguita dagli stessi tecnici che costruiscono le finestre. In ultimo, un altro fiore all'occhiello di questo progetto è lo scorrevole panoramico installato nel soggiorno, dove i clienti non volevano naturalmente nessun tipo di inciampo pavimento, ma era un po' complesso perché di fuori c'erano i marciapiedi esistenti, dentro c'era il parquet da preservare. Insomma, siamo riusciti a trovare la soluzione con una predisposizione in acciaio e l'effetto scenico, come puoi vedere, è molto molto bello. Questo tipo di scorrevole, anch'esso blindato e anch'esso del colore bianco segnale,
si evidenzia praticamente solamente il vetro, non si caratterizza dalla presenza del solo vetro, non si vede nessun tipo di profilo se non il montante centrale sottilissimo di 3 cm. È uno scorrevole che non parliamo più di una finestra, ma parliamo di un complemento d'arredo, come le altre due finestre nel soggiorno, quella d'angolo e quella, diciamo, a effetto quadro. E conclusione del lavoro: i clienti sono molto soddisfatti, abbiamo fatto anche un album fotografico che abbiamo donato ai nostri clienti e abbiamo donato anche agli architetti, perché veramente era una cosa che meritava di essere condivisa, e alcune delle foto presenti nell'album le puoi trovare anche qui nell'articolo. Quindi, se ti occorrono infissi luminosi o infissi di sicurezza, vai su www.bisacchi.it e compila il form nella pagina contatti. Faremo la consulenza e vedremo di trovare la soluzione giusta per la tua ristrutturazione o per la tua nuova costruzione. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace e segui il canale attivando le notifiche, così non ti perderai nessuno dei prossimi video. Ciao e al prossimo video!